l'ultima puntata del Grande Fratello ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tra sguardi incrociati e voci sottovoce, un nuovo capitolo si è aperto nella casa più spiata d'Italia. I riflettori, questa volta, sono puntati su una conversazione che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco. Una sorpresa al Grande Fratello. L'inattesa richiesta di Beatrice. Il 29 gennaio, sotto le luci dello studio del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato un nuovo intreccio di amicizie e rivalità. Dopo aver discusso la disputa tra Perla e Beatrice, l'attenzione si è spostata su un altro tema bruciante. Al centro della scena, l'attrice Vittorio Menozzi, nota per la sua amicizia sincera ma complessa. L'amicizia con Greta, però, ha scatenato sospetti di gelosia, soprattutto agli occhi di alcuni, inclusi gli spettatori e lo stesso conduttore. Ascolta me, devi fare così. Le parole di Beatrice che hanno lasciato Vittorio senza parole, sono state un colpo di scena. Più tardi, in un momento di confidenza notturna, Vittorio ha condiviso i suoi pensieri con un'amica. Letizia Petris aveva cercato un confronto diretto, rivelando il sospetto generale, Beatrice stava approfittando di lui. GF. La richiesta di Beatrice che sconvolge Vittorio. La richiesta che cambia tutto. Il momento culminante è stato quando Beatrice, confrontata con l'opinione comune, ha chiesto a Vittorio di ribaltare la situazione. Sfidando ogni aspettativa, ha suggerito di far credere a tutti che non è lei a sfruttare l'amicizia, bensì il contrario. Questa mossa ha lasciato Vittorio esterrefatto e il pubblico a casa diviso. Se per alcuni questa era la conferma dell'ingegnosità di Beatrice, per altri ha soltanto dato peso ai dubbi dei suoi compagni d'avventura. L'opinione pubblica è ora in bilico. Tra chi vede in Beatrice un'icona senza tempo e chi, invece, si interroga sulla veridicità delle sue intenzioni. La casa del Grande Fratello è sempre più un crogiolo di strategie e sentimenti, dove ogni mossa può essere decisiva. E tu, da che parte stai?